Vittorio Bianco, che si può anche a Serci Roma, con il numero 0, Alessio Visimone, 4, Paolo Di Paolo, 9, Filippo Presetti, 10, Alessio Mohamed, 11, Giacomo Rossi, 13, Gabriel Antonio, 15, Giovanni Puni, 22, Daniele Roberto, 33, Stefano Monti, 47, Giovanni Fuoco, 79, Bertrand Zio, 99, Daniele Greggi, Alettore Cristiano Pizzoso, assistente Alessandro Colombo e Umberto Santi. Basta quest'anno, con il numero 3, per tutti vaccinati, 5, Dante Ricciotti, 7, Ivan Macriglia, 8, Mattia Pizzoso, 9, Pastorno Carlo, 10, Luca Granata, 12, Giovanni Moretti, 14, Guglielmo Nicolas Capizzi, 32, Marco Pizzaglio, 35, Andrea Longobardi, allenatore Pietro Fabri, assistente Vincenzo Pompidou. Amici di Telegolfo, ben ritrovati, un saluto da Giuseppe Capuano. Le immagini sono guidate eccezionalmente da Nicola Dell'Anno, che ci porta già sul parquet del Pala Borrelli, dove va in scena la 13ª giornata di ritorno del campionato di Serie B. Terz'ultima di questa regular season, si incontrano il Basket Scauri e l'HSC, in più Broker Roma. Squadre già pronte per iniziare la gara, andiamo a leggere le formazioni in campo, i due roster, la squadra ospite con il 0 di Simone, 4 di Paolo, 9 Lili, Laili, 10 Mua Mua, 11 Costi, 13 Dron, 15 Bruni, 22 De Robertis, 33 Rubinetti, 47 Focù, 79 Ndenzi e 99 Greggi, da sottolineare Greggi, classe 2003, agli ordini ovviamente di coach Bizzozzi. Dall'altra parte lo Scauri, 0 Ciman, 5 Ricciotti, 7 Ivan Treglia, 8 Melchiorri, 9 Gallo, 10 Granata, 12 Moretti, 14 Laguzzi, 32 Milesevic, 35 Longobardi. Allenati da coach Enrico Fabbri, i suoi vice Vercelli e Pontecorvo, ovviamente da sottolineare anche lo Scauri, Ivan Treglia, 2003 anche lui. Esordio quest'oggi, almeno in panca, con la canotta dello Scauri. Tutto pronto per i quintetti, ci sarà Moa nei 5 che partono, ci sarà anche Costi col numero 11, la Chioccia, Bruni, classe 81 per questa formazione, poi col numero 9 Laili e col numero 47 Focù, questi 5 ospiti. Dall'altra parte partono Longobardi, Ciman, Laguzzi, Ricciotti e completa il quadro Gioele Moretti, questi i 5 chiesti in campo, chiamati in campo da coach Enrico Fabbri. Tutto pronto per palla 2. La HSC ha già centrato il traguardo dei playoff, squadra nata dall'accordo proprio dalla Oney Roma e dalla Stella Azzurra per valorizzare i giovani. Prima palla 2 che inizia in questo momento con la squadra in maglia nera che potrà guidare le danze, Bruni. A Bruni a portare palla, serve il piazzamento dei compagni, la gioca su Mua, ma prova a organizzare il gioco, va alla guardia, punta su Longobardi, saluta e se ne va, appoggia dentro, primi due punti ospiti. Ultima gara che si gioca alle canoniche ore 18 del domenica pomeriggio, almeno per quanto riguarda lo Scauri nella regular season. La prossima sarà il sabato di Pasqua in serale, tanto non va questo pallone di Longobardi, può ripartire la squadra ospite, il pallone giocato per Bruni, Bruni prova ad organizzare il gioco, penetra bene, l'appoggio per il compagno, il numero 47 Focù che mette dentro, 4-0, squadra di coach Bizzozzi che ha una grande esperienza con i giovani, ora ricopre la carica di allenatore della nazionale del Camerun, ma ha avuto tanta esperienza con le nazionali giovanili italiane e non solo, vorremmo dire così, anche in Serie A. Una grande esperienza. Intanto Laguzzi mette dentro i due punti per Scauri. La squadra di coach Bizzozzi è formata da tantissimi giovani.
con Bruni, proprio il giocatore che porta palla a fare da chiocciola. Erano tre giocatori d'esperienza di questa squadra, ma si sono persi per strada, come Visnic, dato via a Salerno durante il mercato di gennaio, e poi Marco Reali, che è andato a giocarsi le proprie carte a Petriana nel campionato del C-Gold. Intanto Longobardi circunnaviga, non riesce nell'appoggio, può ripartire Bruni, va in classe 81, Ricciotti gli ruba palla, allora che però rimane in possesso della squadra ospite. Il tiro è dentro, la tripla per il numero 11 Costi. Subito arrembante la squadra dell'HSC, Trescauri paga Dazio, soprattutto con tiri improvvisati come questi. Bruni si appoggia, poi preferisce cercare addirittura la tripla, la mira non è delle migliori, poi Longobardi mette fuori il pallone, era pronto a toccarlo Moa. Maglia numero 10, tecnicamente sarebbe una guardia, ma l'avete visto giocare lì sotto, quasi da pivot. Bruni, pallone giocato in mezzo, ottimo l'appoggio, ancora Bruni, golfa a largo Costi, classe 2000 Costi, eccolo in possesso di palla, va al tiro, lo stoppone di Raguzzi, palla fuori, diciamo Costi, 19 anni, classe 2000, un altro giocatore in rampa di lancio per questa HSC. Giocato verso Bruni, prova penetrazione in mezzo, la sfera è recuperata da Ricciotti, un po' nulla lei lì, poi Moretti, azione bloccata, il pallone buttato via dallo Scauri, ma ovviamente il pallone non era entrato. Intanto c'è Melchiorri in campo, avevamo sbagliato a leggere, Ciman, Melchiorri, Moretti e Laguzzi, questi cinque, oltre a Ricciotti, proprio Melchiorri, anzi Laguzzi, va a mettere dentro. È uscito Longobardi nel frattempo, al posto di Melchiorri, questo è il cambio chiamato dal coach di Piombino. Penetrazione della squadra ospite, pallone messo dentro, voleva anche il fallo probabilmente Moa. Non riesce a trovarlo secondo il direttore di gara. Va Ricciotti, Scauri sotto al momento, Moretti, Perciman prova la penetrazione, scarica fuori Ricciotti, penetrazione per lui, lo stoppone ai suoi danni da parte del numero 47 Focu, palla che rimane nelle disponibilità di Scauri in attacco. Mentre il tabellone dice che al momento il punteggio è di 4-9, non è facilissimo leggere il tabellone con la luce all'interno del palazzetto, ovviamente dalla posizione di chi vi parla. Ciman appoggia su Laguzzi, Laguzzi cerca il barco, tiro forzato proprio sulla sirena, il pallone che non entra, allora riparte la squadra ospite, piccolo trotto per Bruni, sotto in profondità, pallone che viene perso, poi riparte di gran carriera Ciman. Si ferma Melchiorri, cerca lui la tripla, pallone dentro, arriva la tripla di Melchiorri, 4 punti di Laguzzi, adesso 3 di Melchiorri. Sette-9, Moa ruba per un attimo il pallone, Melchiorri va al tiro dalla lunga distanza, il pallone che si ferma sul ferro. Ciman può ripartire per i suoi, dice Melchiorri già sul lato, Ciman preferisce incuniarsi per le vie centrali, tiro forzato in questo caso, doveva magari aprire in maniera panoramica e cercare il compagno. Bruni, fallo ai suoi danni da parte di Ciman, arriverà il cambio per la squadra in maglia nera, va fuori il numero 9 Laili, esordio in gara per il numero 0 di Simone, anche lui classe 2000. Pallone per Moa, Bruni va a puntare il canestro, poi deve tornare sui propri passi, la butta praticamente a vuoto Bruni in questo caso, palla che sarà da giocare per Scauri.
Bruni, miglior assist man del campionato. Bisogna star qui a elencare la sua carriera, visto giocare praticamente la pallacanestro in grandi piazze, ne è stato protagonista. Diciotti, buona sua penetrazione dei centrali, un po' corto il suo tiro, può ripartire Moa sugli scudi fin qui, cost to cost, poi Di Simone, al nero per Bruni, va il numero 15, penetra bene, Moa lunga distanza, corto in questo caso, Bruni frena a terra, non c'è fallo per lui. Pallone fuori, rimessa che sarà per Scauri. Un'altra cosa da sottolineare, l'ex di oggi è lo sponsor, in più broker era lo sponsor del basket Scauri in qualche stagione fa. Scauri che proprio dopo l'andata via dalla in più broker si è ritrovato senza main sponsor. Tanto Ciman mette dentro il pallone dalla lunga distanza. Bruni cerca di rispondere con questa tripla al canestro di Ciman. Squadre ormai sulla doppia cifra, 10-12. Diciotti per Laguzzi, si deve fermare, va Alex Venafro a cercare sull'asse Laguzzi, bravo Moretti, non tanto Laguzzi che non trova il sesto punto personale. Può ripartire allora la squadra ospite. Bruni penetra bene, appoggia a canestro, poi da dietro mette dentro Focù, appoggia a canestro. Si ricomincia allora con Diciotti, con coach Fabri che ha chiamato il time out. Moretti per Cimanni, blocco di Laguzzi, lo sfrutta bene, però Laguzzi può salire, va a schiacciare dentro. 12 pari, Scauri che si tiene in scia alla in più broker. Qua appoggia compagno numero 11 Costi, poi Bruni, c'è il fallo di Diciotti, falli tra capitani potremmo dire così. Manca oggi Scampone al basket Scauri, non è neanche in panchina, lui che in questa stagione ha interrotto la sequenza di capitano di Dante Diciotti nella sfortunata partita contro Reggio Calabria. Tanto c'è il fallo di Melchiorri su Costi che stava puntando al canestro. Sarà Bruni a giocarla sotto il tabellone con 14 secondi a disposizione. Bruni fuori a cercare Moa. Pallone di ritorno, potremmo definirlo così. Ancora Bruni si alza bene, commette fallo su di lui Diciotti, secondo fallo personale del capitano. Si arrabbia coach Fabri. Viene ora richiamato dal direttore di gara Fabri. '81, Bruni, una media del 48% di tiri da 2, 82% dei liberi, mentre ancora un fallo ai danni di Scauri, 31% da 3 per completare il quadro per il giocatore della squadra ospite quest'oggi. Lui che lo scorso anno l'ha vissuto a Omegna, visto su questo parquet in forza al Barcellona, al basket Barcellona. Tanto sbaglia la squadra ospite nei liberi, può ripartire Diciotti, Scauri che oggi deve cercare di non perdere per trovare la salvezza diretta, o almeno deve sperare in caso di sconfitta che non vinca Costa d'Orlando sul campo di Palermo. Tali numeri porterebbero Scauri in vantaggio proprio contro il Costa d'Orlando in un eventuale arrivo sul rush finale, con due sconfitte per la squadra di Delfini nelle prossime due partite. Ovviamente vincere
permetterebbe a Coccerico Fabbri di mettersi al sicuro e, perché no, chiudere i battenti con la salvezza anticipata di due turni in questa stagione. Con due turni di anticipo non sarebbe male come risultato, ma ovviamente il campo che dovrà dare il suo responso, Raguzzi su Melchiorri, passaggio per Moretti, ripresa con Moa, prova a lubriacarlo, va al tiro protetto quasi da Raguzzi, non è che non entra, tagliato fuori da Raguzzi dallo stesso rimbalzo. Allora riparte la squadra ospite, Bruni cercare Costi sulla corsa per Moa, commette fallo su di Riciman, secondo fallo personale del numero 0 di Coccerico Fabbri, che qui è quasi costretto a chiamare il time out. 14-16 dice il tabellone del Palla Borrelli, ma la situazione falli è abbastanza complicata. 2 per Ciman, 1 per Moretti, 1 per Melchiorri e 2 per Ricciotti, calcolando che si sono giocati a stretto 8 minuti di gioco. Scauri è già al sesto fallo commesso, dall'altra parte praticamente 0 falli commessi, e se il numero 13, anzi il numero 15 Bruni, ne ha subiti solo lui 3. Dall'altra parte l'altro protagonista Wa, 2 falli subiti con 6 punti realizzati, 3 per Bruni, 3 per Costa e 4 per Focù. Per Scauri sono arrivati 3 punti per Ciman e 8 per Laguzzi. Torna in campo Longobardi. Ulteriori 3 punti per Scavi sono stati messi a segno da Melchiorri. Giusto per completare il quadro, magari qualcuno poteva non trovarsi nella somma totale. Intanto Moa la possibilità di portare a casa altri punti dalla linea dei liberi. Primo libero che incassa mani basse, seconda possibilità per il numero 10. Pallone che entra, numero 10, classe 2000, 19 anni per Moa. Riparte Ricciotti, è pronto ad entrare Gallo, dovrebbe esordire in gara a breve. Fu proprio un suo canestro a far segnare la vittoria per Scauri su 60-63 all'andata sul fil di sirena. Tanto c'è il fallo da parte di Simone, fuori Ricciotti, dentro Gallo, arriva la contromossa, dentro Dron, fuori Bruni. Una nota sulla nostra distinta: Dron era dato come pivot, non ha il fisico da pivot il numero 13, probabilmente è un play, una correzione che va fatta. Moretti intanto, dopo l'appoggio di Longobardi, arriva canestro da lunga distanza per lui. Intanto Moa, pallone di ritorno per lui, passaggio per il neo rientrato, il numero 47 Focù, trova solo il ferro, riparte Gallo, si ferma, forse fallo da parte di Dron, lascia continuare il direttore di gara, Longobardi, piede di Moa. Pallone per Gallo, la sua tripla che non arriva, palla sul ferro. Assisteremo al momento il miglior realizzatore della squadra ospite, 469 punti realizzati prima di questa gara. Tanto prova Costi a incuniarsi, riesce a passare, ma il rimbalzo alla fine favorisce Gallo. A ripartire Gallo, Laguzzi, palla sotto. Un po' cercare il canestro, allora circunnaviga, cerca ancora Melchiorri, si incunea bene il numero 8, va ancora fuori, giro palla, Longobardi, il tiro, sapete che non entra, Laguzzi corregge male questo pallone, lo butta alle ortiche, poi Moa
fondo per lui ai danni di Moretti. Qui Bizzozzi fa segno al suo giocatore, guarda, ragiona. Scauri che è arrivato quasi a impattare, 17-18 dice il tabellone, non sappiamo dirvi quanti secondi ci sono, ma dovrebbe essere 21. Riparte Gallo, manca poco per chiudere questo quarto. Gallo per Melchiorri, Scauri che dovrebbe chiudere, praticamente in possesso palla questa prima frazione di gioco. Gallo per Laguzzi, mani saponetta per Laguzzi, si perde il pallone. Non ha trovato per nulla appeal su questa giocata Laguzzi. Mentre il direttore di gara ha qualcosa da dire al tavolo. Va a richiamare i due allenatori, il direttore di gara, non sappiamo quale sia il problema. Dovrebbe essere tutto risolto, sarà Dron a giocare il pallone. Palla che riparte, il tiro, ma finisce così. Non si era fermato il cronometro praticamente prima del tempo. 17-18 per chiudere il primo periodo da queste due squadre, gara apertissima. Pronti per iniziare il secondo periodo, Dron, Bruni, Costi col 47 Focù e con lo 0 di Simone in campo per l'HSC. Gallo, Moretti, Melchiorri, Laguzzi e Longobardi in campo per Scauri. Va Melchiorri, chi vi parla è Giuseppe Cavano, le immagini sono sempre di Nicola Dell'Anno, pallone per Longobardi, si gira, mette dentro, vantaggio Scauri, è la prima volta che i Delfini mettono il muso avanti, 18 per la squadra che attacca in questo momento, ma 19 per la squadra che al momento gioca in casa. Bruni prova ad attaccare, poi pallone smistato, alla fine torna lo stesso Bruni. Va a cercare, Focù non trova, pallone dentro, Melchiorri in verticale per Moretti, può puntare Moretti, poi torna sui suoi passi, Gallo prova lui a prendersi la tripla, il ferro tagliato fuori, nel rimbalzo tutto il roster della squadra ospite, Gobardi sotto, butta via il pallone, poi Laguzzi sotto, si prende un bel pallone, Melchiorri si prende l'incarico per questa tripla, nulla da fare, non viene premiato nel tiro, riparte Bruni. Ora Bruni poggia su Focù, tiro del playmaker ospite, nulla a fare, molto imprecisi i tiratori di questo secondo quarto. Gallo, Laguzzi scaglia il pallone verso Moretti, Melchiorri in penetrazione, il suo gancio, stoppone da parte di Focù che però non ha avuto un approccio felice dopo questa azione. Gobardi, fallo più canestro per lui, mentre Focù è rimasto fermo sulle proprie. Infatti arrivano i cambi, fuori Di Simone, entreranno Laili e Mua, uscirà anche Focù. Una delle squadre più giovani di questo campionato, questa HSC Roma, secondo me si contende con Scauri, Catania e Battipaglia la palma del miglior gruppo giovane del campionato. Basti pensare che praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 giocatori su 13, su 12 sono oltre il 2000 come anno di nascita, e che uno solo è classe 98, l'altro è 99, quindi rimane solo Bruni, il giocatore in possesso palla, classe 81, quindi un eventuale, se vogliamo classificare sotto 2000 come senior,
sono tutti giocatori dal futuro, ovviamente da scrivere, ma giovanissimi. Tanto rimane in canna questo pallone, bisognerà ripartire dal lato. Palla che parte ora per Scauri, Gallo. Scauri che ha messo il muso avanti, si alza il grido devi vincere per i tifosi dello Scauri, infatti top è quasi d'obbligo questo risultato per il Delfini. Tanto pallone dentro per Longobardi, sale a 23 Scauri contro i 18 dell'HSC che ferma praticamente con le quattro frecce da quasi 3 minuti. Dron, passaggio Memoa, Bruni prova a togliere la polvere al canestro, subisce questo fallo da parte di Moretti, entrerà Granata. Fuori Moretti, dentro Granata. Questo è il cambio deciso da coach Enrico Fabbri. Secondo fallo per Moretti. Allora va in campo praticamente il suo alter ego Granata, che ha un compito non facilissimo, quello di marcare Bruni. Come per Moa, Dron prova a puntare Gallo, poi ancora Bruni, riprese con Granata, il blocco che libera Laili, dentro il pallone per il numero 9, che subito torna a recuperare il posto in difesa, lui che deve giocare sotto canestro, visto che è il pivot al momento in campo per Bizzozzi. Giro palla a Scauri, Longobardi prova a ribeccare l'avversario, la penetrazione, pallone per Migliesaevic, entrato al posto di Laguzzi, pallone per Gallo, Granata, bisogna tirare, ma Gallo quasi sulla sirena, tiro corto, è finito il tempo però a disposizione della squadra di casa per attaccare, potrà allora ripartire lanciata la squadra ospite. Pallone per Moa, Bruni per Dron, non un approccio felicissimo, il controllo della sfera, ma ancora Dron prova a puntare, scambia con Bruni, preso Milesaevic, saluta e se ne va, mette dentro il pallone Milesaevic che rimane lì a guardare praticamente, l'ha messo Dron il pallone dentro. Granata per Gallo, ancora Longobardi, è andato un granché a referto Longobardi perché ne abbia messi 6 fin qui. E Chiorri dentro il suo pallone, può ripartire la squadra ospite. 25-22, comincia a essere un po' più chiaro il tabellone in questo frangente. Bruni, Padron, il passaggio a cercare Costi dentro da un bel po' di tempo, anche se senza infame e senza lode, potremmo definirlo così, numero 11. Al momento autore di soli 3 punti con 14 minuti giocati. Longobardi va al tiro, si gira bene, Dron ruba il rimbalzo a Milesaevic, duello dei due impari ma vinto praticamente dal giocatore più corto della squadra ospite. Mezzo per Longobardi, si gira, porta a passeggio tra avversari, poi Gallo prova a recuperare metri. La Gallo è ordinata la HSC in difesa, una 3-2 veramente ordinata in questo caso, anche se la penetra bene Gallo. Bruni pronto ad entrare, il numero 47 Focu, Moa leggermente sottotono in questo secondo quarto, adesso prova ad accendersi, tutto chiuso, perde la sfera, ultimo tocco il suo, anzi no, un giocatore dello Scauri, ovviamente Longobardi. Palla che rimane in attacco, va fuori Melchiorri, va dentro Ciman, oltre ad entrare Laili, va fuori il numero 9, anzi Laili va fuori, torna dentro Focu, abbiamo letto al contrario il cambio. Costi, nuova penetrazione, si ferma, scarica il pallone verso Bruni,
l'appoggio di Bruni, palla che non entra, errore dell'HSC. Gallo già dall'altra parte del Longobardi, ancora Gallo, può cercare la tripla, palla dentro, sale a 27 Scauri contro i 22 dell'HSC. Ciman lascia poi il combo di marcare a Milesaevic, va Bruni, tiro di Bruni e là sotto l'imbalzo, se lo prende Gallo, un po' strano come schema, però alla fine Granata va a mettere dentro. E qui Bizzozzi chiama immediatamente il time out, i suoi sono fuori giri al momento, secondo quarto che ha visto praticamente realizzare solamente 4 punti l'HSC. Scauri a 32, era iniziato su 17, un parziale di 13-4, non felicissimo l'appeal dei romani questo secondo periodo. Per Scauri al momento 6 punti per Longobardi, 3 per Ciman, 2 per Gallo, 8 per Laguzzi, 3 per Moretti e ovviamente c'è anche Melchiorri con 8 punti a referto. Ne vengono segnati solo 5 sulla statistica della Lega, ma un canestro di Melchiorri è stato assegnato a Gallo al momento della statistica. Dall'altra parte solo un giocatore a 8 punti, si tratta di Mua. Gli altri a 4 punti Focu, a 2 Dron, a 3 Bruni e Costi e a 2 completa il quadro Lely o come è scritto sulla statistica Keller Cedric. Parte il gioco Dron, ultimi 4 minuti o poco meno. Mua prende in consegna Granata, poi consegna la sfera a Dron, va Dron a cercare il varco, ha chiuso Bruni, interrogazione di Bruni che saluta e se ne va, Milesaevic lo stoppone e finisce il tempo a disposizione della squadra ospite. E Milesaevic si galvanizza per questo stoppone su Bruni. Scauri che oggi non ha a disposizione né Victor Papa e né Alessio Policari, due giocatori che provengono dal vivaio proprio della HSC Roma. Tanto Ciman galvanizza il pubblico con questa tripla, un quarto da ricordare per questo Scauri, 35-22. Bruni, Costi, Mua, Verdron, ancora Bruni, va a penetrare Bruni, spara su Granata, recupera il pallone fuori praticamente, era tutto chiuso per Bruni. La giocata verso Dron, tiro di Focu da lunga distanza, mette dentro la tripla, parte in difesa la squadra ospite, altro pallone perso, Dron già dall'altra parte, deve fermarsi, gioca su Bruni, la penetrazione del playmaker, ancora Costi, cerca la tripla, mette dentro Costi. Tre punti importanti per Cosimo Costi, classe 2000, dicembre 2000, 2,03 per lui. Scorsa stagione a Siena in Serie A2, quella precedente a Firenze, sempre in Serie B, quindi un giovane non da sottovalutare, classe 2000, ma praticamente ha giocato in grandi squadre. Le squadre adesso a lato per ragionare un attimo. Sfrutta tantissimo la propria carica di allenatore della nazionale del Camerun, Bizzozzi, con tanti giocatori camerunensi in forza alla propria formazione.
potremmo dire così, quasi una nazionale camerunense, o almeno un estratto di essa. Parte Granata, il pallone è fermo praticamente per Granata, subisce fallo da Costi. Partirà Scauri in attacco, è pronto a rientrare Ricciotti, va fuori proprio Granata, quindi doppio play Ricciotti e Gallo con Longobardi, Milesevic e Cimanna. Palla al lato, la giocherà lo stesso Ricciotti, non vediamo benissimo il tabellone, 2 minuti e 18. Cimanna è tutto chiuso, cerca un appoggio, lo trova in Gallo, va al tiro Gallo, rimbalzo è per Mua, può ripartire, si ferma Mua, ragiona proprio con Bruni, il tiro di Costi, ferro, poi Ricciotti si prende un ottimo rimbalzo, c'è già Cimanna accanto a lui, servito Cimanna per l'azione, poi lascia il capitano, penetra Ricciotti, il suo salto, poi Milesevic non appoggia dentro. Errore pesante questo per Milesevic. Bruni, passaggio verso Dron, va in classe 2002, scarica per Focù, il tiro di Focù, questa volta non trova il pallone dentro, Longobardi può ripartire lui, Ricciotti prova la sterzata, contro sterzata, va via, mette dentro, ma ho messo fallo su lui, numero 13 Dron, Gabriel Dron, nato il 25 febbraio 2002, 1,76 m per 68 kg, origine moldave, va fuori Gallo, anche lui nazionale di categoria, dentro ci torna Granata, Ricciotti scivola Longobardi, rimane comunque attivo il pallone, va Ricciotti, penetra bene Ricciotti, lo stoppone da parte di Focù, può ripartire Bruni di gran carriera, in verticale per Dron che non trova la pile con l'incanestro, da Bruni, ancora lui, deve tornare sui propri passi per allargare il gioco, prova ad aprire, Bruni non commette fallo su Ricciotti, poi il tiro, è una bellissima tripla in questo caso della squadra ospite, che è risalito la china adesso, 35-28 che diventa 35-30 quando ormai il burro del minuto è bucato, 45 secondi da giocare, entrerà Melchiorri, Longobardi fuori per Ricciotti, entra e tira Ricciotti, ferro, poi tagliato fuori Granata, doveva fare il rimbalzo, va Bruni, controlla il cronometro, va al tiro da lunga distanza, palla sul ferro, Milesevic, bisognava buttare il pallone avanti, praticamente ripreso da tutto il palazzetto Milesevic, ma ci sono ancora 14 secondi, anzi 18 secondi, Ricciotti per Milesevic, dai e vai, entra Ricciotti, bisogna tirare adesso, il pallone buttato via, Mua per Bruni, si presenta per il tiro Bruni, passaggio per Facù, sul ferro per lui il pallone, nulla da fare, si chiude e si va a riposo lungo, 35-30 il risultato del momento, lo Scauri che ha effettuato il controsorpasso, un quarto che dice 18 punti per Scauri, 12 per gli ospiti, ma è una gara che rimane comunque aperta. Si torna a giocare, squadre già sul parquet, Bruni, Dron, Costi, il numero 47 Focù, oltre ovviamente a Mua, per la squadra ospite Ricciotti, Moretti, Laguzzi, Longobardi e Melchiorri per la squadra di casa. Tanto i tifosi hanno appena fisso uno striscione ricordando Armando Scalzone, storico giocatore del basket Scauri, con i problemini fisici per lui, speriamo che ne esca al più presto, infatti la sezione recita Armando non mollare,
noi ci accodiamo a tutto ciò. Mua, per Bruni il passaggio di ritorno verso Focu, però Bruni il passaggio per Focu, ma il pallone termina fuori, non si intendono al meglio i due. 5 punti di distacco in questo inizio di terzo periodo tra Scauri e Stella Azzurra, o meglio dire HSC Roma. C'è ancora il logo della Stella Azzurra a livello di federazione, ma è HSC in più Broker Roma. Moretti per Laguzzi, tutto chiuso, allora ragiona con Melchiorri, va al tiro Melchiorri, dentro la tripla per lui, sale a 38 Scauri. Costi praticamente dentro, 19 minuti per lui, quasi tutti i 20 giocati nel primo periodo. Intanto non entra questo pallone, Diciotti riesce a servire per Longobardi, allora lo trova adesso, va Longobardi, allarga proprio per il capitano, ancora Longobardi sull'asse, Costi questa volta commette fallo ai danni del numero 35. Dicevamo, Costi è entrato praticamente dopo 55 secondi del primo tempo, non è più uscito da quel momento, ha giocato sempre e solo lui. Pallone per Diciotti, Moretti, passaggio di per Laguzzi, prova per azione, poi scambio per Diciotti, va al tiro su Dron, dentro i due punti per Scauri, sale a 40, più 10 Scauri adesso. Il fine a cercare punti importanti adesso, arriva il fallo da parte di Longobardi. Longobardi che è al primo fallo personale, pallone che sarà giocato in attacco dalla squadra ospite. Gira palla per Dron, Bruni cerca il varco, va al tiro, palla dentro per Bruni, bella la sua tripla. Può ripartire la squadra di casa. Pallone servito a Melchiorri, scarica per Moretti, ancora Diciotti, tiro del capitano, dentro i due punti per lui. Riparte Mua, ottimo il suo primo quarto, poi è leggermente calato. Ben giocato dagli ospiti. Dron, bisogna tirare, passaggio a cercare Bruni, un po' forzato questo tiro, il ferro, poi Diciotti riesce a salvare la sfera, Longobardi però per il capitano, Diciotti per Melchiorri, ora Melchiorri indietro per Diciotti, Longobardi ruba il pallone ma fallosamente per un attimo Bruni, palla ferma e potrà giocarla Scauri in attacco, pronto a rientrare Di Simone, fuori numero 47 Focu. HSC che ha centrato il traguardo dei playoff, traguardo non più in discussione. Scauri la prima squadra al di fuori di tutto ciò e non può matematicamente arrivare a centrare la posizione, l'ottava che darebbe l'ingresso ai playoff. Bruni, passaggio per Mua, scivola per un attimo la Guzzi, Mua penetra bene, va al tiro, alza troppo la parabola, nulla da fare per lui. Diciotti per Longobardi, ancora Diciotti, arriva a rimorchio la Guzzi, preferisce andare da solo Diciotti, cerca Moretti, pallavolistico per Melchiorri, ancora Longobardi, il tiro, il ferro, poi il pallone riconquistato dagli ospiti. Riparte Bruni, si ferma, finta di tiro, poi Di Simone, ancora Bruni, riblocco di Costi. Bruni però è tutto chiuso, ragiona con Di Simone, ancora il pallone per lui, un attimo, pensa al tiro, prende bene, Dron,
va al tiro un po' forzato, ancora una volta Laguzzi libera bene per gli scauresi. Diciotti appoggio per Longobardi, mette dentro, palla più canestro da parte di Simone, il tocco, 0 punti fin qui per Di Simone, ma se terzo fallo fatto con Longobardi che può andare a cercare, mettere a segno il suo 9° punto, non un grandissimo bottino, potremmo dire così, per Longobardi. 45-33 più 12 Scauri quando siamo a 6 minuti di questo terzo periodo. Bruni, penetrazione, deve tornare sui suoi passi, scarica per Di Simone, si propone Mua, riesce a servire Dron, poi Costi, la penetrazione, commette fallo Longobardi, secondo fallo personale. Pallone giocato per Costi, Di Simone, la penetrazione, tornare sui propri passi, poi bravo Melchiorri, attiva bene questa palla, Diciotti tende l'arrivo di Laguzzi, c'è il movimento, Diciotti si apre un varco, poi un po' forzato Laguzzi, preferisce ragionare con Longobardi, al tiro Longobardi, non è valido il canestro, c'è il fallo di Mua. Peccato per Longobardi, l'arbitro gli toglie un bel canestro, già fischiato il direttore di gara al momento del tiro di Longobardi, anche se la scena è stata velocissima. Sarà Moretti a giocarla per Scauri, proprio lì accanto a Coccia e Bizzozzi. Longobardi campiona la sfera, passaggio verso Diciotti, due tempi, quello di Diciotti per Melchiorri, il tiro di Melchiorri dentro, la tripla per Scauri che comincia a volare via, 48 per oltre 33 degli ospiti, più 15 adesso. Palla ferma. Parte Mua, Bruni per Dron, Laguzzi ruba un ottimo rimbalzo e può schiacciare dentro, time out chiesto da Bizzozzi, un HSC in affanno al momento che vede scappare via Scauri, 50 per i Delfini per un parziale di 15-3 questo terzo periodo. È vero che la HSC ha già centrato il traguardo delle off e quindi è in gestione in queste partite, ma ovviamente chi ha più sproni è il Vasquez Scauri in questa giornata. Si fanno sentire i tifosi. Terminato il time out, torna in campo le squadre. Tifo non delle grandissime gare, ovviamente, ma comunque si fanno sentire. Il palazzetto non è del tutto pieno come nei migliori tempi, ma questa è un'altra storia, un'altra situazione. Riparte il gioco, Bruni appoggia su Costi, ancora Bruni, vai su Costi, ancora Bruni sull'asse, va Costi a cercare la tripla, mette dentro, ottimi tre punti per lui, ti assegno il punto numero 9. Diciotti per Moretti, ancora Moretti, scambia per Melchiorri, passaggio a cercare Diciotti, prova a penetrare Diciotti, scarica fuori Moretti, c'è il libro, non visto Melchiorri, ancora Moretti, gioca di prestigio, l'arbitro blocca tutto, passi per Scauri, nulla da fare, è stata innescata bene la squadra dei Delfini, riparte piccolo trotto Bruni, ora per Costi,
Bruni sullo stesso asse scambia per il rientrato Rubinetti. Buon per Focu, va al tiro a 3 il ferro, poi Laguzzi, è arrivato proprio Focu a prendersi l'imbalzo. Melchiorri cerca la tripla, non c'è nessuno sotto, la Focu sale in alto di tutti, si prende l'imbalzo Bruni, c'è Rubinetti nei pressi, preferisce cercare il blocco, ancora Bruni, tutto chiuso, dà il tuo al pallone, porta a passeggio la sfera, mezzo per Focu, si gira, cerca il varco, alza la parabola, nulla da fare. Ricciotti si libera benissimo di nuovo, saluta e se ne va. Laguzzi, dai e vai, pronto a rientrare il numero 9, Laili Keller Cedric. Ricciotti per Laguzzi, e lì è una passeggiata per Laguzzi, mettere dentro questi due punti. 52-36. Mua esce Longobardi, Mua prova a puntare senza fallo, mette dentro, Scauri che al momento ha l'occhio puntato anche sul risultato tra Palermo e Capodorlando, che al momento vede in vantaggio i palermitani. Ovviamente la vittoria scaccerebbe comunque qualsiasi pensiero. E dentro questo pallone di Ricciotti che subisce anche fallo, la vittoria del Fini scaccerebbe via qualsiasi altro pensiero, anche perché lo Scauri salirebbe a quota 26. E comunque, anche se mancano 3 gare, il Valmontone, che adesso è a quota 20, non avrebbe i 6 punti di possibilità per rimontare, quindi in qualsiasi caso sarebbe vittoria dello Scauri, salvezza diretta. Ricciotti mette dentro il punto aggiuntivo, 55-38, 12 minuti e 30 da giocare ancora in questa gara. La Fulmicotone, fallo di sfondo da parte di Mua. Giocherà il pallone Melchiorri. Parte Ricciotti, Moretti per Melchiorri, in qualche modo su lui Bruni, commette fallo Bruni, poi affanno adesso Bruni, secondo fallo però personale, ne ha subiti praticamente 4 Bruni. Il giocatore con la 71 ha giocato 25 minuti e 43 come Mua. Non ha ricorso tantissimo alla panchina il coach ospite, tanto Melchiorri non riesce a mettere dentro il suo primo pallone. Non sono entrati ancora Nenzi né De Robertis e tantomeno Di Paolo o Greggi, solo Dron Focu ad entrare dalla panchina, quindi solo 7 giocatori utilizzati nel roster ospite. Ecco dall'altra parte coach Fabbri, intanto Mua mette dentro, voleva pure un fallo ma non da segnalare, coach Fabbri non ha fatto giocare solamente Treglia praticamente dei suoi giocatori a referto, ma è un classe 2003. Dentro intanto questa tripla per Moretti che cade a terra, 58-40, non c'è fallo. Bruni, credo che se questo sarà il copione, il coach di Piombino potrebbe buttarlo nella mischia alla fine Treglia negli ultimi minuti e farlo esordire in casa. Mua porta a passeggio Moretti, prova a penetrare in solitaria, mette dentro, la sua accelerazione tiene attaccata l'HSC alla partita, 58-42. Ricciotti per Moretti, supera l'avversario, ancora lo scarico verso il capitano, penetra Ricciotti a cercare Moretti che ha cambiato posizione praticamente, va al tiro, non entra il pallone, poi Laguzzi lo corregge, Melchiorri subisce fallo, molto falloso in questo caso l'HSC.
terzo fallo personale, entrerà Granata intanto. Fuori Moretti, dentro Granata. Sei punti realizzati fin qui per Moretti, mentre Melchiorri è lì sulla linea dei liberi, dentro il suo primo tiro. Possibilità di arrivare a quota 60 in un quarto giocato in maniera stratosferica per Scauri. Fin qui realizzati 25 punti dai Delfini, mentre va dentro Dron, va fuori Bruni a rifiatare. Riparte Moa. Costi, il giocatore che praticamente ha giocato più di tutti fin qui. Tanto fallo in attacco per la squadra ospite, anzi fuori, no, fallo in attacco, scusate, mi ho letto male. Fuori Ricciotti, dentro Gallo. 46 secondi per chiudere il terzo periodo. Parziale di 25-12. Gallo per Longobardi, ancora Gallo sotto per Melchiorri, su cui bravo Moa che si autolancia quasi a livello pallavolistico. Chiede spiegazioni coach Fabbri, stranissima questa giocata, vabbè, un po' al limite. Laguzzi, il passaggio a cercare Longobardi, tiene vivo il pallone Longobardi, è tutto chiuso però, lo scarica per Gallo, poi Granata cerca la tripla, non va il pallone per lui. Costi riuscirà ad arrivare dall'altra parte, ha solo 5 secondi però, per Costi, per Dron, cerca la tripla, non va il suo tiro. 60-44 a chiudere questo periodo, con Scauri che chiude in avanti. Mi piacerebbe leggerla in chiave di regolamento quella giocata prima di Moa, ma fatto sta che al momento Scauri è ancora avanti. Torniamo in campo per l'ultimo periodo, Scauri inizia con il più 16 del 60-44. La giocherà Granata con Gallo, Melchiorri, Longobardi e Laguzzi. Dall'altra parte Dron, Rubinetti con il numero 10 Moa, Costi che penso giocherà tutta la partita, e col numero 9 Lady. Tanto c'è il fallo di Costi, spero che praticamente Costi deve ricorrere solo al quinto fallo per andare in panchina, visto che coach Bizzozzi gli ha consegnato al momento 29 minuti e 56 giocati. Ovviamente non corre questo rischio, è al terzo fallo, è un giocatore che si fa per scherzare, ma comunque è stato veramente molto corretto in campo. Longobardi per Granata, lo scarico per Laguzzi, si gira Laguzzi, deve consegnare il pallone a Granata. Ancora Laguzzi, si perde la sfera, c'è il piede del numero 14. Prima c'era stato il tocco di un avversario, sempre di piede, quindi potrà giocare in attacco Scauri con Gallo, mentre rientra Moretti, uscirà Granata, credo. Anzi no, fuori Melchiorri, questa è la scelta di coach Enrico Fabbri. Buona la gara dell'ex Salerno, arrivato in corso d'opera qui a Scauri. Si è rivisto oggi anche lui in campo. Tanto Casoni, si è rivisto Casoni, intanto Moretti becca fallo, ma becca fallo anche Longobardi, da Moa, non chiamato quello su Moretti, chiamato questo da parte di Moa. Diciamo, si è rivisto Casoni oggi al Pala Borrelli, lui che ha lasciato Scauri nel mese di gennaio. Intanto Bizzozzi ha colloquio col direttore di gara, richiamato anche Bruni. ...60-44, 9-28, adesso è chiara la misura del tabellone del Pala Borrelli, il sole ci ha lasciato
richiamo ufficiale per la panchina dell'HSC. Vanno in difesa le Vespe, pallone per Gallo. Gallo prova la penetrazione, poi scarica per Moretti, entra e tira Moretti, il pallone che balla alla fine non entra, ci pensa la Guzzi a correggere dentro la sfera. Riparte Scauri, 62-44. Mua, pallone che torna proprio al numero 10, cercare Costi, poi Dron. Madron prova ad ubriacare Longobardi, saluta e mette dentro. Parte Gallo, 62-46. Gallo per Moretti, lo marca proprio Dron. Pallone per Longobardi, qui c'è lo sfondo in attacco da parte di Longobardi. Partita al limite da Longobardi e Mua. Uscirà Longobardi? Fuori Longobardi, dentro Melchiorri. Terzo fallo per Andrea Longobardi. Sarà Mua a portare pallone. Pallone servito per il numero 33 Rubinetti. Classe 98 Rubinetti, uno degli anziani di questa squadra, potremmo dire così. Classe 98 anziani, intanto praticamente la Guzzi solleva letteralmente Laili. Pallone che va in contesa. Palla che rimane in attacco però per l'HSC. La in più Broker che vuole ricucire il gap. Al momento il punteggio dice un parziale di 2-2, si è giocato quasi 2 minuti. Attacchi non eccellentissimi per definirli così. Qua la gioca per Costi, va al tiro. Nulla da fare per lui, poi Melchiorri spende il pallone, la gioca verso Gallo, va numero 9, verso Granata, giocarla per Melchiorri, passaggio a cercare la Guzzi, sotto per Granata, butta via il pallone, si arrabbia Granata, allora Mua prova a recuperare il gap, va al tiro, mette dentro. Penultima gara casalinga per Gallo, dovrebbe tornare alla squadra di appartenenza, al Napoli a fine stagione. Pallone del Melchiorri, la Guzzi cerca il varco, si gira, riesce a tirare, ma c'è il fallo da parte di Dron che taglia via Melchiorri. Fallo su Melchiorri allora da parte di Dron, si rimane in attacco, terzo fallo però di Dron, rientra Ricciotti, fuori Granata. Dron che ha messo a segno il suo terzo fallo personale, va fuori Rubinetti, va di nuovo dentro Bruni. Allora, giocata verso Moretti, servire Gallo. Gallo va al tiro, sbagliato in questo caso, Costi su lui, commette fallo la Guzzi che macchia la propria casella, primo fallo personale di Guglielmo Nicolas Laguzzi, pivot dello Scauri della stagione 2018-2019. Bruni per Dron, va in penetrazione numero 13, la difesa con Ricciotti, nasconde il pallone, poi Laili, ancora Dron, bisogna tirare, scarica il cronometro, butta via la sfera e fuori il pallone di Dron.
Nulla da fare per lui, esordiente in B in questa stagione, Dron. Mentre c'è un nuovo cambio, entrerà il numero 4 Di Paolo, classe 2000, anche lui esordio in gara. Non è buttato via da Gallo. Fuori Dron, dentro Di Paolo, non cambia nulla, un playmaker e un playmaker. È stato un tocco sul passaggio di Gallo. Passaggio verso Gallo. Melchiorri cercare Laguzzi, arriva rimorchio di ciò, Laguzzi riesce ad andare da solo, palla fuori, ultimo tocco di Bruni. Messa che sarà di Diciotti, si fa vedere che è servito Laguzzi, dai e vai tra i due, vai Diciotti, va al tiro a 2 secondi, non trova il canestro, palla fuori, time out chiesto da coach Enrico Fabbri. Tutti in panca. ...62-48... a 6-21 da giocare. Ultimo periodo che si trascina, non con la stessa velocità dei quarti precedenti. Tanto notizie che arrivano dagli altri campi ci dicono che al momento Palermo è ancora in avanti su Costa d'Orlando, e che ci sia un bel po' di differita, lì sono al 27esimo minuto, qui siamo già praticamente al 33esimo, mentre Battipaglia perde con Salerno 50-124. Gara lampo, potremmo definirla così, si chiude in meno di un'ora. Un'ora e 10, un'ora e mezza al massimo. Se togliamo i 15 minuti di riposo vuol dire che il pallone non si è mai fermato. Torniamo qui intanto, la gioca Bruni. Per moi. Bruni. Scambia con lei lì, poi ancora Moi, prova a puntare. Ritornato sugli scudi Moi dopo due quarti quasi di buio completo. Tanto chi si è fermato è lo Scauri, adesso è in un parziale negativo di 2-6. Laguzzi per Gallo, ancora Laguzzi, si prende il pallone, Melchiorri cerca la tripla, dentro il pallone per lui, altri 3 punti per Melchiorri oggi sugli scudi, 65-50, di nuovo più 15 il gap. Pronto ad entrare Longobardi, che non ha segnato tantissimo, nota del giorno è proprio questa. Longobardi ha messo a segno 9 punti, lui che di solito viaggia su una media di 30 punti a partita. Eccolo rientrare sul parquet, proprio al posto di Gallo. 13 punti per Melchiorri, 14 per Laguzzi, questi migliori marcatori per lo Scauri, 22 per Moi, giocatore che adesso è in possesso palla. Bruni, Costi va al tiro, scaglia via il pallone, parte Diciotti, affetta il pallone sotto il blocco di Laguzzi, arriva sotto la campana, dietro per Laguzzi, quasi un libero movimento per lui, poi Moretti cerca la tripla, sbaglia il tempo nel salto Laguzzi, allora riparte il camerunense, commette fallo su di lui Moretti, 2 liberi per Moi, che fisicamente comunque non dimostra i suoi 19 anni.
Linea di liberi allora per la squadra ospite. Bamua è sul ferro, il primo pallone non entra, il suo tiro, seconda possibilità per lui. Niente da fare, 0 su 2 sui due liberi per Mua, nulla da fare proprio in questo frangente. Moretti rientrerà, il numero 47 del Focù. Moretti arpiona il pallone, Laguzzi sulla corsa per Ricciotti, bello lo scambio, dentro il pallone, fallo di Bruni. Ha preso tutto quello che doveva Ricciotti, il fallo e il canestro. Quarto fallo per Bruni, mentre va fuori il numero 9, Laili. Keller Cedric, Laili. E vai per Bruni, il tiro non trova la retina, neanche Mua trova la retina, alla fine il pallone che si spegne sul fondo. Tutti in panca, time out. Determinanti questi time out a 4:12 per l'economia della gara, 68-50 dice il tabellone. Due formazioni, non è un fallo, gli anni di Ricciotti. Ciotti dentro il suo pallone, 69esimo punto personale, 70esimo punto per Scauri nel 2 su 2 personale di Dante Ricciotti, 70-50. Intanto si alza il coro, resteremo in Serie B, decimo punto personale di Ricciotti, quindi un settimo dei punti li ha segnati lui. Tanto fallo di Milesaevic, entrato in campo adesso Longobardi, Milesaevic, Ricciotti, Melchiorri e Moretti, dall'altra parte Bruni, il numero 4 di Paolo, Mua, Costi e il numero 47 Focù. Dentro il pallone di Mua, ancora un tiro per lui, Milesaevic recupera un ottimo rimbalzo, 70-51 che persiste mentre si scalda Treglia. Melchiorri, c'è il fallo da parte di Mua su Longobardi, i due non se le sono risparmiate, quarto fallo per Mua.
Allora, linea dei liberi per Longobardi. Squadre già al bonus. 3.30 dalla salvezza per Scauri. Si ferma sul ferro per Longobardi questo tiro. Secondo tiro dentro questa volta. Parte Focco Bruni. Vanno i bianconeri, Costi che praticamente ha giocato 35 minuti, quasi 36, non è mai uscito, recordman potremmo definirlo così, meglio di 18 lo scorso anno, mentre Moa trova il canestro numero 24 e trova anche il tiro aggiuntivo, anzi canestro numero 23. 23esimo punto personale sui 53 realizzati dalla squadra ospite. Fuori il suo pallone, niente da fare. Ricciotti dall'altra parte per Longobardi, l'appoggio per Mecchiorri, chiede palla a Ricciotti, servito, deve scaricare il cronometro Scauri. Adesso Longobardi va a tentare la tripla, non la fare, palla fuori, ultimo tocco del capitano, ripartirà Bruni. Bruni già dall'altra parte, pallone per Bruni che prova a tirare Milesevic, però lo stoppone per lui, parte Ricciotti senza fallo per Milesevic. Moretti sotto gli occhi di Bizzozzi. Melchiorri cerca l'ennesima tripla, la trova. E il pistolero Melchiorri Imola Piontek, 74-53. Ma non trova il canestro, trova comunque il fallo di Milesevic, 2-19 da giocare. Entrerà Treglia, anzi no, è Gallo, il numero 9. Fuori Longobardi, dentro Gallo, esce tra gli applausi Longobardi, autore di una stagione straordinaria. Moa ferro solamente, lento questo tiro, ancora una disposizione. Tiro dentro questa volta, 24esimo punto personale, 74-54, ci sono 20 punti e 2 minuti e 12 da giocare. Gallo Moa commette il quinto fallo, finisce qui la sua striscia di punti, quinto fallo personale. Ci saluta uno dei protagonisti di questa partita, complimenti a lui, però veramente un'ottima gara quella giocata. Dentro per l'esordio il numero 99, Greggi, classe 2003. Domande in campo, Bizzozzi per giocarsi questi ultimi minuti e dall'altra parte è pronto ad entrare Treglia. Gallo, primo tiro libero, dentro il pallone per lui. Vediamo esordire il 2003, 16 anni. Gallo, secondo tiro, dentro, 2 su 2 per Gallo. Riuni i cambi allora, Treglia per Moretti. Esordio questo giocatore del vivaio scaurese. Entrerà anche Ciman, ci sarà time out comunque, chiesto da coach Enrico Fabbri. Pallone per l'HSC e qui bravo Melchiorri, ruba un ottimo pallone, va a schiacciare dentro. Protagonista di una prova maiuscola Melchiorri quest'oggi, 22 che diventano 24 i punti realizzati per lui. Di Paolo va in penetrazione, mette dentro, anzi no, corregge poi Focu. Due punti per lui, dentro Ciman, fuori Ricciotti. Tra gli applausi anche il capitano, minuto 37. Solo passerella verso la salvezza per lo Scauri.
altro cambio, va fuori il numero 47, torna dentro Cedric Keller Laiuli. Ovviamente non me ne vorranno per la pronuncia i giocatori ospiti. E Chiorri va al tiro, nulla a fare in questo caso, si prende la palla alla formazione ospite Di Paolo, va il numero 4 a cercare il varco per il passaggio, ruba palla Melchiorri, scappa via, può appoggiare dentro, altri due punti per lui. Migliore in campo per Scauri e credo che sia quasi vicino a superare anche Mua nella realizzazione punti. 80 a 56, sotto il minuto, si gioca per scaricare il cronometro, riparte Gallo, la gioca per Milesaevic, va ad appoggiare Milesaevic, corto il suo pallone, riparte Di Paolo, già dall'altra parte, anticipato Rubinetti, palla fuori da parte di Gallo. Aspetta 5 secondi e poi sarà salvezza per Scauri. Non è giocato dagli ospiti Di Paolo. Rubinetti prova a puntare, ancora Di Paolo. Il tiro nulla da fare, intanto ho notato che è uscito Costi, alla fine ha trovato di riposo. Treglia, il pallone conservato per Gallo. Si alzano i tifosi a festeggiare questo obiettivo raggiunto e finisce qui la gara. È salvezza per lo Scauri, ancora una stagione in Serie B per i Delfini, conquistata sul parquet. Complimenti a coach Fabri che può finalmente riprendersi dal nervoso, dai problemi, dai sacrifici di questa stagione. Complimenti ovviamente a tutto il suo gruppo. Io ringrazio Nicola Dell'Anno che ha guidato la parte tecnica delle nostre riprese e Coscauri che adesso andrà a festeggiare al centro del campo da salvezza. Noi aspettiamo di scendere sul parquet per chiudere questa gara. 80 a 56 dice il risultato finale, cambia nulla per l'HSC Roma che ovviamente giocherà i suoi playoff, cambia tantissimo per lo Scauri che può chiudere, può festeggiare lì al centro del campo la salvezza raggiunta con tanto sudore e con tanti sacrifici, mentre viene festeggiato anche il debutto di Treglia, ma ovviamente questa è una salvezza del gruppo. È giunto il momento di scaricare la fatica di una stagione intera, del traguardo raggiunto, delle tante, tante cose superate, tanti problemi. Coach Fabri, questa è la sua vittoria, l'ha festeggiata con i tifosi, è la vittoria di una squadra ma che ha avuto proprio in lei il condottiero. Ma in questi momenti ti senti stringere il cuore per quello che hai sofferto tutta una stagione. Non è mia la vittoria è dei ragazzi, perché veramente la prestazione stasera di Costa d'Orlando è stato incredibile, quindi il merito è loro. Non, anche quando abbiamo perso sono sempre stati loro gli artefici delle vittorie, ma noi come staff abbiamo lavorato bene perché avevamo un gruppo eccezionale e questa è la cosa più importante che noi abbiamo e dobbiamo continuare a fare queste due partite nel miglior modo possibile, anche se siamo matematicamente salvi, però vogliamo onorarlo perché meritiamo di onorarlo fino alla fine di questo campionato. Sono contento per la gente di Scauri, perché mi sento scaurese, quindi oggi Scauri rimane in Serie B, poi quello che succederà dopo non lo so, però oggi Scauri è la Serie B in mano, conquistata sul campo. Merito alla società che fino da ultimo ha cercato in tutte le maniere anche di starci vicino nelle mille difficoltà,
però uno staff tecnico incredibile, Vincenzo, Edoardo, Hansel, il zio Filippo, sono persone che veramente si è creato un gruppo incredibile che ha poi permesso di fare questo grande risultato. È un grande risultato perché a inizio stagione questa squadra era stata data per retrocessa. Per retrocessa. Quando Battipaglia ancora era Battipaglia con i giocatori, era dietro, addirittura quotata dietro, e quello che stavamo già facendo era già una cosa grandissima. Arrivare oggi e vedere la nostra squadra lassù rispetto anche a quelle che si sono rinforzate, noi nei play-out non ci siamo mai entrati, e questo è un grande risultato tecnico di tutti, anche nei momenti di difficoltà. Oggi ecco, abbiamo raggiunto qualcosa di importante, e questo per tutti i ragazzi se lo meritano, sono stati dei grandi, va bene così, non c'ho da dire. Le chiedo giusto così, si va a giocare a Napoli e poi Matera in casa, due partite che per lo scalo non dico niente, però lei ha già detto, ce le giocheremo, adesso ci si può divertire? Sì, noi, ripeto, noi vogliamo fare il massimo perché ci meritiamo di arrivare sempre in alto a tutti, davanti a tutti. Con squadre anche che costano molto, ma molto di più, tipo la Tiber, Costa d'Orlando, la stessa Pozzuoli adesso che si è rinforzata, sono giocatori che hanno fatto una serie di acquisti notevoli in Palermo, eppure noi non cambiando mai l'identità, continuando a lavorare, siamo contenti di aver ottenuto questo traguardo incredibile, perché oggi questo ha un valore come una vittoria in un campionato. Chi non capisce questo forse non si rende conto, in questo girone d'acciaio, di ferro, forse il girone più difficile che ho visto negli ultimi anni in Serie B, è incredibile. Quindi bravi a tutti, società, tifosi, ragazzi soprattutto, sono stati eccezionali. Io a questi ragazzi veramente dobbiamo fare un applauso a questi, che questi sono stati veramente dei grandi uomini, prima dei grandi giocatori, dei grandi uomini.